Ciao, ti do il benvenuto in questo video, sono Attilio Cortaro e sono il creatore di lavorarsilavorando.com. Questo è un video in cui voglio rispondere ad una domanda che mi è stata fatta, cioè ma esiste un'università adatta per chi lavora? Oppure no? Oppure devo fare l'università pubblica come tutti? Voglio parlartene proprio in questo video. Se mi stai guardando YouTube però devi fare prima una cosa, devi iscriverti a questo canale Lavorarsi Lavorando perché diamo strumenti, tattiche e strategie ogni giorno, ogni singolo giorno per tutti gli studenti lavoratori che vogliono velocizzare il proprio percorso universitario, vogliono concludere in bellezza il loro percorso e lasciarsi alle spalle tutte le difficoltà che finora hanno vissuto da studenti lavoratori. Tu sei fra questi, devi assolutamente iscriverti a questo canale YouTube perché è gratis e diamo dei contenuti incredibili. Se invece mi stai guardando da Facebook, mi raccomando, segui fino alla fine questo video perché ci sono degli strumenti importantissimi che ti permetteranno, fin da quando finisci di vedere il video, di accelerare il tuo percorso universitario e portarti a casa più esami, che credo che non ti dispiace alla fin fine. Quindi partiamo dall'inizio. In questo video voglio proprio rispondere a quella domanda lì, cioè esiste un'università adatta per chi lavora? Guarda, sarò molto sincero con te, il problema è questo, che l'università che viene associata agli studenti lavoratori tendenzialmente è l'università telematica. Ora, il problema dell'università telematica è questo qui, che a livello sociale, sai, come me, ovviamente dico non dobbiamo qui stare qui a dirci delle bugie, che in realtà l'università telematica è percepita come un'università meno di valore rispetto a quella pubblica, quella diciamo fisica, ecco. Se vogliamo essere concreti, non so se in realtà questo equivale a verità, e alla fin fine non mi importa neanche, perché sai, c'è anche una distinzione tra la realtà soggettiva e la realtà oggettiva, cioè tutti possono dire qualsiasi cosa, il problema è per la società quanto vale l'università telematica. Non è assolutamente paragonabile a quella pubblica, è percepita come un'università di meno valore rispetto a quella pubblica. Ora, tu puoi prenderti benissimo una laurea in un'università telematica, io non ci guadagno nulla nel consigliarti di frequentarla e non frequentarla, non prendo alcuna percentuale, non vedrai alcun link sotto questo video che ti rinvia a iscriverti all'università telematica, per cui non ho interesse. Non ho fondato un'università telematica, quindi non ho interesse a promuovertene una piuttosto che un'altra, o nessuna comunque in particolare. Ma ti dicevo, il concetto è proprio questo, cioè la società percepisce come meno di valore un'università telematica rispetto a quella pubblica. E allora, se tu vuoi prenderti appunto la laurea in università telematica, fai benissimo, chiudi questo video, fallo, non so neanche perché lo stai guardando, ma se tu vuoi prenderti, hai quantomeno capito questo concetto qui, cioè del meno valore che è associato all'università telematica, e vuoi comunque prenderti una laurea in università pubblica da studente lavoratore, sappi che è possibile. L'ho fatto, mi sono laureato in giurisprudenza in 5 anni esatti con 110 lode, prima addirittura di molti dei miei colleghi che pur studiando soltanto sono andati fuori corso. Come ho fatto? Perché ho sviluppato alcune diciamo abilità da studente lavoratore che mi hanno permesso proprio di dare tanti esami con voti alti. È stato il penultimo anno che ho dato anche 8 esami in tutto l'anno, con la media del 28, quindi una media altissima. Ci sono altri video di questo canale YouTube in cui proprio faccio vedere il mio libretto universitario, che non so se tu lo utilizzai, ma il libretto serviva a far vedere i voti, cioè con la firma del professore, quindi faccio vedere proprio il libretto universitario. Allora, il concetto quindi è proprio questo, quindi se tu vuoi in realtà dare tanti esami universitari con voti alti a studenti lavoratori in un'università pubblica, è possibile farlo. È assolutamente possibile, devi capire come riuscire a fare il gioco dello studente universitario, che è quello di dare tanti esami con voti alti. Sì, perché a prescindere dalla facoltà che tu frequenti, in realtà il gioco dello studente lavoratore è sempre lo stesso, cioè devi sempre dare tanti esami con voti alti, superare tanti esami con voti alti è il tuo gioco, e devi comprendere esattamente tutte le abilità che ti porteranno step by step a dare tanti esami con voti alti. Queste abilità sono tutte abilità di gestione del tempo, di gestione e organizzazione dello studio, di gestione delle relazioni, perché ha a che fare con delle persone, non sto parlando solo di docenti universitari ma anche i tuoi colleghi universitari, i tuoi amici, che comunque, cioè, immagina che l'università impatta su tutta la tua vita. Se tu sei uno studente universitario, alle volte per studiare avrai detto di no a dei tuoi amici, a delle uscite, a delle esperienze, come avrai detto di no anche alla tua ragazza magari, che proprio magari sotto esami ti chiedeva di uscire, di vedervi, magari aveva anche casa libera, dico, quelli sono altri discorsi, ma il concetto è proprio questo, cioè hai a che fare con tante persone, anche con i tuoi genitori, che a cui devi magari giustificare il fatto che prendi un voto più basso rispetto al solito all'esame.
e quindi c'è tutto questo aspetto qui da gestire. Insomma, le abilità fondamentali che da studente universitario lavoratore devi sviluppare per poter dare tanti esami con voti alti sono sostanzialmente quattro, e sono la gestione delle relazioni, la gestione dello studio, la gestione del tempo e ovviamente una mentalità vincente. Che significa mentalità vincente? Significa che quando tu approcci all'università da studente lavoratore devi essere preparato e settato a livello mentale in modo corretto, perché se non hai questo asset mentale, il problema fondamentale è che potresti mettere in discussione te stesso, perché ricevi tantissime critiche da studente lavoratore, ricevi tantissime critiche, tutti ce l'hanno, sembra che ce l'abbiano con te, tutti, sembra che il mondo vuole che tu non studi e lavori contemporaneamente, perché studiare e lavorare contemporaneamente è impossibile. Quindi c'è tutto questo aspetto qui assolutamente da andare a curare e capire come riuscire a inquadrare nel modo corretto. Quindi la gestione, cioè una mentalità vincente, è assolutamente un'area da sviluppare. Ecco, queste quattro aree io le ho scandagliate nel profondo, sono andato proprio nel profondo a capire quali fossero i micro step, le micro cose da imparare per uno studente lavoratore per riuscire a superare tanti esami con voti alti, e ce l'ho fatta. E ho creato un programma insieme ad un altro ragazzo, che è Nicola Guarino, un altro ragazzo che fa i video insieme a me con la giacca rossa. Abbiamo creato un programma in quattro moduli che ti permetterà di sviluppare una mentalità vincente, ti permetterà di gestire il tuo tempo, che già è poco, perché nel studio e lavori hai meno tempo rispetto agli altri tuoi colleghi universitari non lavoratori per studiare e preparare esami, e quindi ti permetterà di organizzare tutte le tue materie senza andare fuori corso, ti permetterà anche di capire quali sono i singoli aspetti delle tue relazioni che non funzionano e migliorarli per poterli sfruttare al meglio e avere intorno a te persone che ti appoggiano in ogni tua scelta, anziché avere solo seccature e fonti di problemi insomma, e cose varie. Quindi se tu vuoi sapere, avere maggiori informazioni per accedere a questo programma che si chiama Laurearsi Lavorando, così come il canale YouTube, qui sotto troverai dei video e potrai appunto, scusami, dei link, potrai approfondire e capire meglio come si accede e quali sono i requisiti fondamentali per poter accedere. Quindi mi raccomando, ti aspetto dall'altra parte e spero proprio di vedere il tuo nome nella lista dei miei studenti avanzati che già stanno accelerando il proprio percorso universitario e stanno iniziando a dare tanti esami con voti alti e quindi laurearsi velocemente. Io ti ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo nel prossimo. Ciao!